Allora, beautiful, splendide, meravigliose Cire, ciao, come va? Allora, a me tutto regolare, tutta vita da pensionata, tanto lo sapete, no? Che faccio la vita da pensionata. Ora forse almeno la prossima settimana avrò un po' di servizi fotografici e qualcosina in più, quindi forse mi muoverò e farò un po' di giratine, se no qui non ci si smuove. A parte l'altro giorno che sono andata a Siena a fare mani e piedi a mamma e figlia, quindi poi sono andata là io a dare un'occhiata, ma insomma niente di particolare. Molto bella la collezione nuova della Kiko, c'è un pennello splendido, c'è le ciprie con il mezzo un po' di rosa, credo che sia a fulminino, molto belle, e dei blush, scusate sono senza orecchini, e dei blush che assomigliano a delle... No, assomigliano, sono dei blush ma che possono essere anche dei lipstick. Allora, meraviglie delle meraviglie. Oggi ho fatto un trucco che mi è stato richiesto ed è la prima volta in assoluto che faccio un trucco che riprende una foto. Quindi è un trucco ispirato a quella ragazza di The Vampire Diaries, Nina Dobrev. Vi metterò naturalmente la foto come impaginazione, quindi io ce l'ho messa veramente tutta, non so quanto potrà rendere la cosa, però io ci ho provato. Ho visto che lei ha in molte foto, è molto naturale, ha dei trucchi molto naturali. Ho scelto quello un pochino più acceso, un pochino più pesante. Perché? Perché gli altri mi sembravano un po' troppo naturali. Ho deciso di fare qualcosa di un pochino più, che si vedesse un po' di più. Ed ho cercato di farlo al meglio possibile. Ripeto, è la primissima volta che faccio un trucco così, non l'avevo mai fatto, quindi spero sia venuto abbastanza bene. Me l'ha richiesto Malou Capasso? Credo si chiami Capasso. Capasso è una cica che mi segue fin dall'inizio, quindi la ringrazio con tutto il cuore dei suoi commenti e del suo seguirmi. Siamo sempre di più. Io vi chiedo sempre di più grazie, vi dico sempre di più grazie, non so veramente, boh, grazie. E niente, spero sia venuto discretamente bene, non è proprio bruttissimo, però poi lei ha una pelle molto chiara, quindi anche il blush, si vede in maniera diversa, mentre io sono un po' scura. Non vedrete nel tutorial perché purtroppo l'ho tolto prima. Me ne sono dimenticata della matita nera sotto, dentro gli occhi, un po' badata, insomma, leggera, leggera, perché badata leggera, però badata. Quindi leggermente dentro, io poi la do anche sopra, come sapete. Ho messo, come vi farò vedere, questo della Revlon. Però, visto che lei sembra un po' più matte il colore sotto, ho deciso di mettere anche questo della Chanel, che è lo 06. A me piace da morire, ve lo faccio vedere, eccolo qua, è molto molto bello. E al di sopra ci ho messo quello lì perché lei è molto lucido, no? Quindi io, bah, non so come sarò, come sarà avvenuta questo esperimento, però spero bene. Sono riuscita a trovare il video delle 100 domande tag, credo che lo farò oggi perché tanto anche questo ci ho messo abbastanza poco e magari lo pubblicherò un po' più qua. Io vi mando. Allora, mi sono arrivate le ciglia finte, quelle che vi avevo detto a 7,92 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paia praticamente, no 6 paia, 6 scatole. Allora, tante di voi mi hanno chiesto di mettervi il link, perfetto, io vi metto il link di eBay da dove l'ho prese. La dogana può esserci, a me non c'è stata, il primo pacco credo si era perso. Voi, i venditori di eBay, devo essere sincera, sono molto molto corretti. Se il pacco non dovesse arrivare, o vi rimborsa eBay, cioè o vi rimborsa il venditore direttamente, o vi rimborsa PayPal.
O se no, meglio ancora, vi rimandano il prodotto. Quindi queste ciglia erano state perse, purtroppo, specialmente qua da me succede spesso. Io gliel'ho detto e me l'hanno rispedite ancora un'altra volta. Allora, queste sono le ciglia. Io vi metto il link nell'info box. La trovate inserito anche la colla. Io non credo che, cioè, appiccica, perché ieri l'ho provata. Ma per esempio adesso che hai il trucco la dovresti mettere, non lo so, devo imparare ad usarla. Io la mia, la duo, che però sta finendo, anzi no, la light glam, insomma, la sto finendo, quindi questa funzionasse sarebbe quasi bene. Ve le faccio vedere tutte, tanto oramai ci siamo. Allora, ci sono quelle più spesse e più grandi e quelle più fine. Allora, queste sono le più grandi. Ora ve le faccio, ve le apro, E queste sono le più fine, quelle più naturali. Allora, ci sono queste qua, come vedete all'interno sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quindi ragazzi, 20, quindi 6 per, sono 120 paia di ciglia per 7 euro. Allora, io l'avevo già comprate una sola di queste, una scatolina. Io devo dire mi sono trovata molto bene, purtroppo non sono qui fra queste, purtroppo, perché a me quel genere piaceva molto, quelle naturali, naturali che vi ho sempre fatto vedere. Allora, queste sono quelle proprio belle, belle spesse e belle grandi. Ci sono quelle a ragno, che a me piacciono molto. Queste sono a ragno. Come vedete hanno queste zampine un po' più attaccate. Questo naso, guarda, fa proprio schifo quando, cioè, si sente. Anzi no, e queste sono a ragno. Le altre erano meno a ragno. Però qui mi si è staccata, l'ho tolta per provarla ieri. E comunque, per il prezzo io devo dire che sono delle ciglia molto buone. Non, io le ho riadoprate anche più di una volta, quindi io non le lavo. Quando vedo che poi le butto, perché, cioè, per 7 euro, ripeto, sono 120 paia di ciglia. Queste sono quelle naturali, molto molto naturali. Poi ci sono queste, sempre anche queste molto naturali, se non sono più grandi di quelle. Quelle sono molto più fine. E poi sempre naturali, però più spesse delle ultime. Eccole qua. Io devo dire che non mi sono trovata per niente male. Vi faccio vedere quelle che avevo io, anche se ve le dovrei aver già fatte vedere nel libro. Sì, oh mamma, nel video delle ciglia finte. Ma vedete qua, ci sono quelle già usate qua giù, che ve le sono dovute, è vero. Eccole qua comunque. Ce ne è rimaste veramente due. Però vedete, queste belle, cioè sono naturali, però come vedete sono belle lunghe e belle folte. Sono bellissime, queste ciglia a me sono piaciute da paura. Quindi sono le stesse, solo cambia la fattezza delle ciglia. Eccole qua. Vediamo se ho una pinza. Eccole qua. Belle, 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 a me queste piacciono molto. Ho anche le altre che sono molto simili. Queste qua a ragnetto, poi mi volo al naso, però le uso un po' meno, devo essere sincera. Però ecco, io devo dirvi che per il prezzo è veramente veramente ottima come cosa. Quindi vi metterò nell'info box il link del venditore. Scusate, oggi una banda mi casca ogni cosa. Vi lascio al video del trucco della vampiretta. Vi mando tanti bacioni. Allora, ciao, cominciamo, Vediamo un po' che si tira fuori. Allora, io mi do ultimamente nelle occhiaie il correttore della De Balm. Lo mettiamo un po' sotto. Leggero, perché poi sopra ci mettiamo quello, il correttore illuminante. Guardate come sono, voi mi dite non ho bollicini, guardate qua giù come sono messa. Ecco,
e tante cicatrici ce l'ho perché me le sono strizzati e non sono riuscita a non strizzarli. Quindi non strizzatevi mai i bollicini se riuscite. Obama prende tempo su un eventuale attacco. Valutiamo, ha detto, un'azione limitata. Olanda dalla Francia chiede un segnale forte. Gli diamo un attacco, dice, sarebbe picchiettata. E mettiamo il viola. Sono arrivate questa mattina a Rochelle. Vedete a che punto era, ma è ito. Che serve per illuminare. Allora, questi correttori che mi sto dando sono tutti molto leggeri, non sono pesantissimi, di modo che il caldo non creano problemi, perché come vi ho spiegato nell'altro, quello della Maybelline copre da far paura, però purtroppo per adesso non va bene, perché è troppo, probabilmente la pigmentazione è troppo spessa, insomma è troppo pesante come correttore adesso, e quindi ti fa sudare. Io, guardate, non ho mai avuto problemi di sudorazione, che palle proprio, eh? È proprio una gran rottura, perché guardate, che poi è una cosa che si toglie male, cioè proprio, non fate caso adesso, così. Poi in questi un po' più rossi invece si mette il verde. Io sto ancora cercando di imparare a usare la Beauty Blender. Anche l'altro giorno ci ho provato, sì. Non lo so, via. Colpa mia, perché non la so usare davvero, però. Allora, oggi che non sarebbe proprio caldissimo, presentato da Iron Man 3. Mi volevo dare il fondotinta liquido. Però ho detto, vabbè, finiamo questo, perché tanto veramente c'è veramente poco. Così lo finisco e non ci si pensa più. Lo do con questo della non è della Real Technique, è quello della Joshua. Siccome è abbastanza piatto, si dà molto bene. Quindi prima si picchietta e poi si stende un po' più. Sotto avevo già messo il primer della Kiko, quello verde, che se Dio vuole lo sto finendo, eh. Ieri l'altro sono andata alla Kiko a vedere la nuova collezione. Allora, c'è un pennello che è meraviglioso, veramente veramente meraviglioso, ha due beccucci, uno angolato e uno piatto, veramente un bel pennello. Poi mi piace le palette della Terra con quel fulmine rosato, quindi sicuramente sarà fard. E poi ci sono dei bellissimi fard da usare sia come fard che come rossetto. Devo dire che hanno dei colori molto molto belli, eh. Davvero davvero, è un illuminante anche molto bello. Le palette sì, non sono male, però ecco, queste sono le cose che sinceramente mi hanno colpito di più. Cercherò di farci un salto. Scontati c'era il primer, che siccome a me quello verde non è piaciuto, ho detto lasciamo perdere, non prendiamo questo. Vedete com'è uniforme la stesura? Allora, adesso ci diamo un po' di cipria, mentre vi ho spostato tutto. Questa della Oz, la diamo con questo pennello qui della Malian, picchiettandola leggermente. Io non so che verrà fuori, ma insomma. Ci proviamo. Ok. Fatto questo, andiamo a mettere un po' di. A fare un po' di contouring leggero, perché nella foto che ho visto non ne ha molto. E oltretutto lei è più chiara, eh. Però ha l'highlighting molto sotto gli occhi, quello l'ho notato, quindi lo andiamo a fare anche noi. Io uso sempre la mia palettona,
Come vedete, questo è guasito, è quello che uso per l'highlighting, e useremo l'altro per il contouring. Ho trovato un altro per fare il contouring, perché ho notato che quelli che ho ed usavo prima non vanno bene, perché sono rossi, sono delle terre rosse. Anche quella della New York Color, che mi piace tanto, è buona perché, oddio quanto perde sto coso, è buona perché è chiara, però sono tendenti leggermente al rosso. Quindi invece ho trovato quella della Debbie, comunque non lo sto usando, l'ho provato, mi è piaciuto, però non lo sto usando perché vorrei cercare di finire questo che ho. Allora, cerchiamo di il lighting, di farlo un po' più omogeneo. Prendiamo questo della Real Technique per fare leggero il contouring, perché è leggero, lei non ne ha, non lo ha pesante, e quindi lo stendiamo leggermente qui, anche abbastanza corto, leggero leggero anche qui, solo nella tempia laterale. Io lo fo più, lo mando molto più avanti rispetto a questo, e basta, le faccio nelle mascelle. Nella foto almeno non sembra, non si vede granché. Allora mi faccio le sopracciglia e poi torno, perché sennò ci vuole una vita, il video viene troppo lungo. Come vi ho già detto, io il primo trucco che faccio ispirato prendendolo da una foto. Allora, I Love Stage della Lessons. Quindi poi aspetto i vostri sondaggi di opinione per sapere se ho fatto un buon lavoro o se ho fatto un cesso di lavoro. Quindi stendiamo l'I Love Stage. Non ho l'altro pennellino perché l'ho usato per stendere il nero, anche se secondo me sotto la palpebra non dovevo fare quella sfumatura che ho fatto e lasciarlo più naturale, e invece ci ho fatto una sfumatura e secondo me ha scurito troppo, però vabbè. Allora, prendiamo un matitone nero e lo diamo, non entrando qua dentro, e solo qua, e solo nella palpebra mobile. E leggermente un baffetto. Ora, con il pennellino che usavo per la Love Stage, lo comincio un po' a sfumare e a muovere leggermente, a scaldare il prodotto. Io spero mi vediate, come al solito. Dovete rimanere naturalmente nella palpebra mobile. Allora, io l'ho fatta a mia interpretazione, perché cercando di fare del mio meglio. Allora, fatto questo, si prende un pennellone, ok, e un nero matte. Io lo prendo dalla palettina della Smoky, questo qua, e lo spicchiettiamo sopra alla matita per far sì che regga di più il prodotto. Allora, ora con un pennello da sfumatura si prende questo colore qua per sfumare i due. Deve rimanere quando chiudete la palpebra, non si deve vedere nella parte sopra, però un minimo va sfumato perché ci dobbiamo mettere poi altri colori, e quindi un minimo bisogna sfumarlo. Se poi si vede che si va troppo oltre, si toglie col cotton shock. Infatti io qui sono andata troppo oltre. Allora, l'errore che ho fatto io secondo me è di sfumare adesso i due colori naturali, cioè questo e questo. Li ho sfumati qui e ho portato il colore più scuro in cima alla palpebra, e secondo me non lo dovevo fare. Questa punta qua cerchiamo di farla più a punta,
Ora, con la matita nera andiamo a creare un piccolo archetto sotto. Fino, non troppo spesso, che poi con il pennellino questo e il nero di prima lo andiamo a sfumare leggermente. Io penso di essermi spostata, non avrete visto niente, e portiamo, vedete, l'ombretto in avanti, ok, sfumandolo. Ora, al di sotto della palpebra mettiamo questo bianco, che è anche brillantinato, e lo mettiamo qua giù nella parte un po' più bassa, più che altro di più. Poi lo andiamo a sfumare anche qui davanti. Ho trovato il tag delle 100 domande, spero di farlo presto. Però non vi voglio rompere l'anima e fa troppi video. Allora, lei qui sotto si vede meno questo bianco. Come vi dicevo, infatti, secondo me ho esagerato, quindi dovremmo cercare un po' di toglierlo con un pennello pulito. Andiamo a togliere un po' l'eccesso di bianco e a rimettere un po' di neutro, di color carne, a vedere se riportiamo leggermente più alla normalità il colore della parte da sotto. Faccio anche di qua, perché va bene. Adesso nella parte interna lei è brillantinosa, io uso questa, che è una palette della Francover, è francese, è meravigliosa, bimbe, ci sono dei colori shimmer da far paura, cioè sono veramente, veramente meravigliosi. Questi si possono usare anche come illuminante. Io prendo questo marrone qua con un leggero arancio e lo vado a portare dalla parte interna dell'occhio, leggermente più su, e uguale sotto. Come vedete sono molto pigmentati, sempre comprata su eBay anche questa, e uniamo il nero e quindi la sfumatura. E lo portate leggermente dentro. Ora, con un pennello sempre un po' più da sfumatura, piccolo però, quindi questo della F va benissimo, prendiamo lo stesso colore e lo andiamo a riportare leggermente più su. Madonna, se non mi vedete voi in questo video, mi tocca rifarlo tutto e non lo riposto, fa tutto normalmente. Mi si è bagnato con l'occhio e quindi mi fa questo effetto così. Ok, risfumiamo leggermente questa parte qui. E ci siamo, il trucco è finito. Ora, allora, un attimo, andiamo a fare le guance. Lei sulle guance ha questo aranciato rosa, quindi noi mischiamo due blush, un aranciato e un rosa, quindi questo chiaro chiaro, questo, e leggermente il rosato chiaro, questi due. Questa palettina a me piace un sacco. Come vedete lei qui ce n'ha le guance parecchio. A me mi si vede poco però, perché ho la pelle più scura della sua,
quindi vado ad aggiungere un rosato e un aranciato leggermente più scuri. Ok, e nelle labbra, un moment, me lo porto vicino, e nelle labbra sembra abbia un rosa molto leggero gloss, quindi rosa leggero gloss potremmo mettere, proviamo questo della Revlon, che è uno dei pochi gloss che ho, anche se il tuo sembra più opaco, però. Questo naso mi farà, quanto sarà brutto sentire un naso tirato su così, io lo so, però ve lo giuro, non posso fare diversamente. Non sono neanche capace a darne lì perché non uso mai. Sì, dai, ci possiamo essere. Quindi adesso mascara abbastanza abbondante, perché vedo lei ce l'ha bello abbondante, e un bel